Un paese in bilico. Quale futuro ci meritiamo? Ragione, fede, etica, politica e convivenza di fronte alla complessità del mondo contemporaneo. Buongiorno da parte di Gabriele Pugliese e benvenuti nel programma Quale futuro ci meritiamo? In onda su Radio Polis, la radio delle buone notizie e del dialogo. Il titolo della nostra trasmissione recita Quale futuro ci meritiamo? Ecco, per affrontare questo interrogativo, nel nostro programma si confronteranno o esprimeranno il loro punto di vista singolarmente, a livello di opinione, su differenti tematiche, alcuni ospiti fissi, che sono esperti nei vari settori culturali e ospiti anche un po' occasionali che saranno però importanti per comprendere le questioni e gli interrogativi che di volta in volta svilupperemo durante la nostra stagione radiofonica. Ricordo brevemente i nostri ospiti fissi che hanno dichiarato la loro disponibilità: Luciano Fasano, docente di scienza della politica, Stefano Bruno Galli, docente di storia delle dottrine politiche, Mario Rodriguez, docente di comunicazione politica, Giovanna Cosenza, docente di scienza della comunicazione, Valentina Prea, già sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, e Giovanni Cominelli, giornalista, docente di storia e filosofia, esperto di politiche educative. Nella puntata odierna non assisteremo ad un dibattito, ecco, su un tema ben preciso, ma andremo a cogliere l'opinione. In questa circostanza l'opinione del professor Giovanni Cominelli sul tema della crisi dei partiti e della democrazia rappresentativa. Buongiorno professor Cominelli e benvenuto su Radio Polis. Buongiorno. Professor Cominelli, in un suo editoriale pubblicato sul sito santalessandro.org, settimanale della diocesi di Bergamo, parla di crisi dei partiti. Ognuno di noi ha consapevolezza che in questo periodo, che è abbastanza ampio in questo momento, c'è un'ostilità nei confronti dei partiti e della politica in generale. E questo è in crescita quasi un po' ovunque. Ma secondo lei quali sono le cause di questa crisi, della crisi dei partiti e della democrazia rappresentativa? Allora, i partiti in Italia storicamente sono rinati nel 1943 e si sono posti fin dall'inizio della loro fondazione o rifondazione come organi di mediazione tra la società civile e lo Stato. Bisogna dire che nel 1943, all'epoca del Comitato Nazionale di Liberazione, i partiti si ponevano proprio anche il problema, soprattutto dopo l'8 settembre, della ricostruzione dello Stato. Cos'è che è accaduto a poco però? Che i partiti, che erano esattamente a metà tra società civile e Stato, hanno finito diventare partiti Stato, partiti governo, partiti potere, e hanno abbandonato progressivamente i contatti socio-culturali con la società civile. Quindi cessato di fare educazione politica, battaglia culturale, e hanno finito in realtà per amministrare direttamente o indirettamente pezzi dello Stato. Basti dire che i partiti controllano per intero i gruppi parlamentari, controllano la formazione del governo, controllano le cosiddette delegazioni del partito contro il governo, per cui ogni delegazione ha un suo capogruppo, per esempio per il PD e oggi è Franceschini. Quindi, agli occhi dell'opinione pubblica, dell'elettorato, si sono identificati con il potere politico, con lo Stato, con il governo. E quindi hanno perso rapporto con la società reale. E quindi questa crisi,
dei partiti in qualche modo produce anche una crisi della democrazia rappresentativa? Certo, perché in Italia, ma non solo, il sistema dei partiti è uno dei fondamenti della democrazia liberale, della democrazia rappresentativa, perché tu eleggi il Parlamento attraverso le liste presentate dai partiti, per esempio. No. E, è chiaro che se i partiti sono in crisi, vengono fuori delle forze, è il caso del Movimento 5 Stelle, che dichiarano che la mediazione politica tra società civile e Stato è diventata inutile, primo perché i partiti non sono più capaci di farla, secondo perché i cittadini, grazie all'uso dei nuovi strumenti di comunicazione di massa, sono in grado di procurarsi da soli il sapere necessario ai fini del governo, cioè non hanno più bisogno di intermediari, perché sono in grado di fare da soli, no? Quindi la mediazione politica non è più necessaria. E questa è oggi Certo. la situazione. Ecco, lei faceva riferimento al Movimento 5 Stelle, rappresentante un po', di questa direzione, di questo movimento, contro la cosiddetta democrazia rappresentativa, contro i partiti. Ma in questa fase, non c'è una riflessione da parte di questo movimento, c'è la necessità di collocarsi anche in ambiti un po' diversi. È probabile che ci siano non soltanto lacerazioni politiche che sembrano quasi inevitabili che ci siano, ma che ci possa essere effettivamente un posizionamento completamente diverso e quindi come è stato per quanto riguarda il tema europeo. Che ci possa essere una presa di posizione più favorevole, diciamo, della componente grillina Di Maio, eccetera, verso il discorso della democrazia rappresentativa? Ma al momento si vedono delle grosse contraddizioni perché proprio all'indomani della vittoria del sì nel referendum, Grillo ha ribadito la necessità di fare a pezzi il Parlamento. Quindi la cultura politica profonda resta quella lì. Dopodiché i 5 Stelle si trovano di fronte al problema che alle prossime elezioni, con i risultati che hanno, saranno fatti a pezzi a loro volta. Da una parte, dall'altro sono profondamente lacerati al loro interno. Questo porterà a una rielaborazione culturale della loro posizione sulla democrazia? Al momento non lo si vede. Se verrà, si vedrà. Certo. Ne prenderemo in considerazione. Lei nel suo articolo parla di circolo vizioso conservatore partiti-Stato. Cosa intende dire con questo tipo di discorso? Intendo dire che se è vero che i partiti dal punto di vista della capacità di radicamento sociale e culturale nella società civile italiana sono in crisi profonda, però hanno continuato a tenere il potere politico fondamentale, perché sono loro che scelgono la rappresentanza e sono loro che scelgono il governo. Quindi la forma partito è rimasta quella lì. E non intendono, nessuno a quanto pare dei partiti fino ad ora, non intendono rinunciare al monopolio della scelta non solo della rappresentanza, ma anche del governo. Perché se invece, per esempio, i partiti decidessero di fare un passo indietro e riconoscessero attraverso una riforma costituzionale il diritto dovere degli elettori di scegliere direttamente il capo governo, i partiti perderebbero potere. E quella sì che sarebbe democrazia diretta, perché i cittadini a questo punto sceglierebbero sia la propria rappresentanza, sia il governo direttamente. Però è qui che non, insomma, la questione della riforma in senso presidenziale della Repubblica è già venuta a galla all'epoca della commissione bicamerale D'Alema del 1997-98, no, e che venne fatta cadere da Berlusconi non perché non fosse d'accordo, ma perché temeva che poi il prossimo presidente
eletto dal popolo sarebbe stato Prodi. E quando nel 2006 Berlusconi ha avanzato una riforma analoga, non era proprio uguale, ma insomma che comunque rafforzava il premierato e il diritto dell'elettore a scegliere, la sinistra gli ha sparato contro per la stessa ragione. E quando nel 2016 Renzi è andato di nuovo nella direzione di rafforzare il governo e di dare un potere maggiore attraverso una nuova legge elettorale agli elettori, di nuovo non solo la destra, non solo Forza Italia e la Lega, ma anche 5 Stelle si sono opposti perché temevano che alla prossima tornata Renzi avrebbe fatto il presidente per 5 anni. Cioè, che poi è il modello francese, grosso modo, o se si vuole quello americano, no? Perché i partiti oggi in Italia non lo vogliono, perché hanno paura di perdere potere. Ecco il circolo vizioso conservatore, cioè in realtà non vogliono cambiare l'istituzione, continuano a manipolare le leggi elettorali, in 20 anni l'abbiamo fatto 5 o 6 volte, ma lo scopo di questa manipolazione è assicurarsi la vittoria domani o dopodomani, non è quello dell'assicurare un potere diretto agli elettori. Il risultato è che, come si è visto anche dal referendum, la metà circa dell'elettorato lascia le urne, non vota, non si interessa più di politica perché non ci crede più. Questa è la situazione. Certo, ma quindi a questo punto questa situazione sembra entrare in un vicolo cieco, mi sembra particolarmente pessimista In sulle un prospettive. circolo vizioso. Bisogna che a poco nella società o in fretta, ma comunque che nella società Ecco, ma non civile. ci sono componenti politiche che secondo lei tendono a sollecitare in questa direzione, non necessariamente politiche partitiche, ma forze che... Ci sono settori all'interno dei partiti, da Forza Italia alla Lega al PD, per citare i maggiori, 5 Stelle non lo so, che puntano su un'ipotesi di tipo semipresidenziale, cioè il modello francese per cui tu eleggi direttamente il capo dello Stato, poi il capo dello Stato nomina un capo del governo e lo manda davanti alle Camere a prendere l'approvazione. Se per caso viene abbattuto dalle Camere, il presidente comunque resta lì e ne nomina eventualmente un altro, no? Ora, non è che il presidente è un Certo. dittatore, deve fare i conti No, con no, non c'è la dubbio. situazione. Allora, ci sono forze all'interno dei partiti che pensano una cosa così, ma al momento non riescono a agglutinarsi. Nell'89 il punto di condensazione fu Segni, cioè il movimento referendario. Al momento un movimento del genere per una vera e propria seconda repubblica non lo si vede, perché quella di tutte le chiacchiere, in televisione c'è persino un format che si chiama Quarta Repubblica, in realtà siamo ancora nella Prima Repubblica, perché non per l'essenziale il rapporto partiti-governo-Stato non è per niente cambiato. E anche questa ipotesi della legge elettorale, La legge di una legge elettorale, proporzionale, la legge non va in proporzionale quella va direzione. contro. La legge proporzionale va contro l'ipotesi di riforma istituzionale. Hanno un bel dire quelli che hanno vinto il sì anche nel PD di dire adesso cominciamo con le riforme. Sì, le riforme sono il tentativo di abolire il bicameralismo riunendo insieme le Camere, per cui ne avremo tre e non due, no. Dare il voto ai diciottenni, però la riforma essenziale, fondamentale, è quella dell'elezione diretta del capo dello Stato, di governo da parte degli elettori. Se poi a questo si aggiunge il fatto che invece di fare una legge maggioritaria fanno una legge proporzionale, noi abbiamo nei prossimi anni garantita l'instabilità dei governi, esattamente come è stato finora, per cui abbiamo fatto qualcosa come 66 governi in 70 anni. Ecco. D'accordo, professor Cominelli, ovviamente su questo tema continueremo nel nostro programma anche con
la disponibilità degli altri suoi colleghi, perché è un tema piuttosto importante in questo momento, proprio perché non si può assolutamente bypassare. E quindi noi confidiamo nella sua disponibilità, non soltanto su di poter avere il suo contributo, non soltanto su questo tema, ma lei riflette, diciamo, a 360 gradi, lo vediamo sul sito sant'alessandro.org, prende in considerazione varie cose e le proporrei per la prossima volta di prendere in considerazione il tema scuola, che è particolarmente caldo in questo momento. La ringrazio ancora e le auguro una buona giornata, a risentirci a presto. Ciao, grazie. Un paese in bilico. Quale futuro ci meritiamo? Ragione, fede, etica, politica e convivenza di fronte alla complessità del mondo contemporaneo.